Pietro Borsieri. Parliamo adesso di Pietro Borsieri. Parliamo di un altro intellettuale, un altro di questi intellettuali romantici, lombardi, anche lui processato e condannato allo Spielberg. E Silvio Pellico dove va? Va allo Spielberg. Berchet, se non scappava in Francia, dove andava? Allo Spielberg. Pietro Borsieri, allo Spielberg. Anche se lui però, a differenza di Silvio Pellico, poi allo Spielberg non ci rimase, perché la sua pena fu commutata nell'esilio e visse 2 anni in America. Cioè, in sostanza, questi intellettuali partecipano ai moti del 2021. Ma Pietro Borsieri è fondamentale per noi perché in questo suo testo, il programma del conciliatore, ha sintetizzato quelli che sono gli elementi, i valori, gli ideali dei romantici italiani. Ecco, il conciliatore, abbiamo detto. Questa rivista importantissima. Perché si chiamava così? Perché si trattava di conciliare. A dire la verità, anche i romantici fra di loro non erano poi così tutti quanti. Sì, vai. Non erano poi così tutti quanti d'accordo sempre su tutto. Per esempio, c'era un filone di romantici più chiaramente cattolici, no? Pensiamo per esempio a Manzoni e ai suoi amici, ecco, Berchet, Visconti, Torti, e altri invece di meno, oppure magari erano cattolici anche questi, però erano amici, c'erano dei gruppi diversi, insomma. Alcuni avevano già provato a fare una rivista, e la rivista del Bersagliere, appunto lo stesso Borsieri insieme a Breme e a Silvio Pellico. Comunque, sta di fatto che nel 1818 alcuni conti aristocratici illuminati finanziarono la pubblicazione di questa rivista. Siccome però questa rivista subito si rivelò abbastanza, come dire, inquietante per il potere asburgico e austriaco, perché serpeggiavano delle idee un po' sovversive, abbiamo già detto che erano tutti poi dopo, parteciparono tutti ai moti, no? 2021, eccetera. Allora fu soppressa, quindi solo 1 anno la pubblicazione di questa rivista. Ma una rivista per noi, abbiamo detto, importante, perché sintetizzato il programma dei romantici italiani. Cosa scrive, per esempio, Borsieri in questo programma del conciliatore? Già a tempo il vero sapere era proprietà riservata ad alcuni pochi, i quali di tanto in tanto degnavano farne parte ai meno dotti di loro. Esattamente come abbiamo visto nella lettera semiseria di Crisostomo a suo figlio di Giovanni Berchet, così anche in questo testo subito, come dire, si cerca di distinguersi dalla cultura aristocratica elitaria che era stata prevalente nel periodo precedente. Quindi rifiuto della cultura classicistica, della casta chiusa dei letterati di professione e del pubblico così ristretto nel periodo precedente. Va avanti Borsieri. Più spesso la minuziosa erudizione e la grave pedanteria occupavano il campo della vera filologia e della letteratura filosofica. Ecco, quindi erano pedanti questi letterati del tempo precedente. Il sapere, la cultura detenuta in queste accademie, in questi luoghi ristretti e per poche persone elette. I dotti e i letterati di professione sparsi nei chiostri e nei licei applaudivano fra loro alle opere dei loro colleghi o le biasimavano. Avevano creato una specie di entourage e così si esaltavano gli uni gli altri. E quindi quando uno di loro faceva dei componimenti e delle opere, gli altri lo esaltavano. E poi quando lo facevano gli altri, i primi esaltavano i secondi. Cioè, era diventato un circolo chiuso, vizioso. È come quando l'acqua diventa torbida e non è bella fresca, dopo un po' puzza, diciamo, diventa fango, fanghiglia. Era il pubblico noncurante, ne giungeva appena una debole voce. Pubblico, il popolo, non era il vero destinatario della letteratura, adesso invece lo diventa. Insomma,
non v'era 30 anni addietro in Italia tale e tanto numero di esperti lettori che bastasse a costituire un pubblico giudicante. Cioè, ce n'erano pochi, talmente pochi, che fra loro si producevano le opere, se le giudicavano, se le criticavano, se le esaltavano e basta. Vogliamo dire, indipendente dalle opinioni di scuola o da quelle divulgate dalle sette letterarie e delle accademie, il baronato, la, quindi diciamo così, ormai la casta chiusa erano i letterati in Italia. Quella noncuranza che era nata in noi dal lungo sonno della pace e dalla poca comunicazione delle varie genti d'Italia è ora sparita per opera delle contrarie cagioni. Quindi dice, però, quell'indifferenza dovuta al lungo periodo di pace sotto l'egemonia dei popoli stranieri, adesso però piano piano sta sparendo per una serie di motivazioni diverse. Tanti solenni avvenimenti della nostra età, tante lezioni della sventura, hanno svegliato gli uomini con le punte del dolore. Tutto quello che è avvenuto in quest'ultimo periodo, con i fatti che ci sono stati, i rivolgimenti, allora Napoleone in Italia, fino al congresso di Vienna, eccetera, ci hanno svegliato, abbiamo incominciato ad alzare la testa. Il conciliatore è l'espressione di questo alzare la testa, di questo riconoscere il nostro spirito di italiani, che vogliono essere indipendenti, liberi. Hanno svegliato gli uomini con le punte del dolore. Ricordate il trattato di Campoformio e tantissime altre cose che ci sono capitate? Queste ci hanno un po' risvegliato e riscosso una volta il sentimento, hanno essi per necessaria conseguenza imparato a pensare. Le gare arcadiche, le dispute meramente grammaticali, infine la letteratura delle nude parole sembra pur una volta venuta a noia. Quindi non ne possiamo più dell'Arcadia, delle poesie classiche, neoclassiche, riprendiamo sempre gli stessi miti, le stesse cose, 10.000 volte trite e ritrite. Adesso sono venute a noia a tutti, anche ai più pazienti. Cresciuto è il numero di coloro che, non professando gli studi, cercano però nella cultura dell'animo una urbanità, un'eleganza veramente degna dell'uomo e l'oblivione a un tempo di molti affanni di questa sfuggevole vita. Sta accadendo qualcosa, che è quello che abbiamo già detto anche leggendo l'altro testo, cioè si sta ampliando la cerchia dei lettori, delle persone che studiano, anche semplicemente così per sfuggire alle difficoltà della vita, cominciano a leggere, a studiare. L'utilità generale deve essere senza dubbio il primo scopo di chiunque vuole in qualsiasi modo dedicare i suoi pensieri al servizio del pubblico. Attenzione però! I romantici italiani sono ben lontani dall'euforia mistica, religiosa, diciamo così, dei romantici tedeschi. E non vogliono dimenticare l'utilità della letteratura, deve avere una sua utilità, deve avere un suo scopo civile. E così questi intellettuali del conciliatore si sentono legati e come agli intellettuali del caffè dell'anno scorso. Il caffè... Vi ricordate? Avete studiato l'anno scorso l'illuminismo? Pietro Verri, Alessandro Verri, Cesare Beccaria. Questi romantici si sentono legati e come? Ne parleremo lunedì quando discuteremo dell'eredità illuminista di Alessandro Manzoni. Legati, legatissimi. Alessandro Manzoni legatissimo all'illuminismo milanese. Ma scherziamo. La letteratura deve essere utile, vuol dire quindi che la letteratura deve avere uno scopo, deve insegnare qualcosa che sia utile per la vita. Ecco perché smetterla con questa poesia neoclassica che ci parla di Venere, di Marte, piuttosto che di Adone, o le grazie anche, non ci parla dell'esperienza della vita, di cose che possono essere utili per la nostra vita. Partendo da questo principio, parve agli estensori del conciliatore che due cose fossero da osservarsi nella scelta delle materie. Preferire in prima quelle le quali sono immediatamente riconosciute utili dal maggior numero e unirle ad altre che, oltre all'essere dilettevoli di loro natura, avvezzano altresì gli uomini a rivolgere la propria attenzione sopra se stessi e possono, quando che sia
recare loro una utilità ugualmente reale, quantunque non egualmente sentita. Allora, quindi dobbiamo in questa rivista inserire dei testi utili, dei testi che possono servire alla vita. Quindi, come vedremo, sicuramente dei testi letterari, quindi non più così strettamente legati col classicismo, con la pedanteria neoclassica, eccetera, ma anche testi di altro genere, di altro tipo. Che cosa ci fa venire in mente questo programma del conciliatore? Ci fa venire in mente il programma del caffè. Anche in quella rivista, accanto alla letteratura, si trovavano altre le scienze, l'agricoltura, le macchine, la tecnica. E infatti quello che dice adesso, lo dirà Borsieri, noi riprendiamo quel progetto, il progetto del caffè, capite? Quindi di una cultura, di apertura a 360 gradi, quindi non solo più solamente poesia e letteratura. L'Italia, la Lombardia in particolare, è un paese agricolo e commerciale. Le proprietà sono molto divise fra i cittadini, o tendono ad esserlo, e la ricchezza circola equabilmente, per dir così, in tutte le vene dello Stato. Reso accorto da questa verità di fatto, il conciliatore ha sentito che non potrebbe senza colpa dispensarsi da parlare dei buoni metodi dell'agricoltura, dell'invenzione di nuove macchine, della divisione del lavoro, delle arti, insomma di moltiplicare le ricchezze, arte che torna in profitto dello Stato e che in gran parte è abbandonata di sua natura all'ingegno e all'attività dei privati. Allora, parliamo delle cose pratiche. Per esempio, la nostra economia su che cosa si basa? Si basa sull'agricoltura. Bene, allora parliamo di agricoltura, delle nuove tecniche dell'agricoltura. E parliamo anche dei profitti, perché sempre in questa benedetta letteratura non si parla mai di economia. Ma insomma, noi attraverso l'economia cerchiamo di rendere la vita, la nostra vita più agiata. Quindi, come dire, non è che l'economia sia una cosa così negativa. Anzi, dobbiamo ricordare che l'orientamento anche politico di questi intellettuali dei conciliatori è un orientamento liberale. E quindi loro abbracciano il cosiddetto liberismo economico. In base a questa teoria del liberismo economico, il mercato, come dire, sistema le cose il meglio possibile. Cioè, il mercato fa sì che io produca un bene e che lo venda e che poi i compratori scelgano il bene che sia venduto a un prezzo inferiore, ma che abbia una buona qualità, ugualmente. E questa è una cosa virtuosa, secondo i liberisti, questa cosa permette che ci sia ricchezza, che ci sia una sorta di circolo economico che permette alla gente di migliorare, di stare sempre meglio, di vivere bene, che ci sia progresso, che ci sia uno sviluppo economico. Se non che la severità di questi oggetti renderebbe troppo grave il nostro giornale, ove non ci avvisassimo di temperarla perpetuamente con i ridenti studi della letteratura. Quindi nel nostro giornale si parlerà anche di agricoltura, si parlerà anche di economia, di tecniche commerciali, eccetera, eccetera. Certo, poi, per carità, cercheremo di alleviare un po' il tutto anche con testi più leggeri, quindi di letteratura. Parleremo di versi, parleremo di prose, di opere forestieri, di opere nazionali, di belle arti, di poetiche, di precetti, di tutto che ecciti l'attenzione del bel mondo senza stancarla. Quindi parleremo di tutto. Ecco, attenzione, opere forestiere nazionali, non solo opere nazionali, ma anche opere forestiere, perché appunto abbiamo già visto, anche con Berchet, con Madame de Staël, eccetera, dobbiamo aprirci alla letteratura straniera. Ma in tanta diversità di cose troviamo necessario indicare in qualche guisa i principi direttivi del nostro lavoro. Noi intendiamo per vera critica quella che dall'intima conoscenza dell'umano cuore e delle nostre varie facoltà intellettuali desume le leggi e il metodo con che procedere, sia nel comporre le varie opere d'ingegno, sia nel giudicarle. Questa è la critica, la vera critica. Le finzioni della fantasia, se non posano sulla reale natura delle cose, degli uomini, sono anzi un abuso che uno sfogo della mente. Quindi la poetica del vero, che poi vedremo sintetizzata così bene da Alessandro Manzoni. Quindi bisogna avere in mente, non bisogna essere.
qui i romantici italiani non sono così fantasiosi, basano la loro letteratura sulla fantasia selvaggia. L'ufficio dunque della critica di ben definire e ben segnare i confini, più larghi assai che comunemente non si crede, dentro i quali la natura continua ad essere sostanzialmente la stessa, quantunque si manifesti sotto differentissimi aspetti. L'ufficio del buon gusto è di accorgersi immediatamente o di quell'angustia di ingegno che non osa scostarsi dalle forme più note della natura, o di quella audacia pericolosa che la trapassi anche di una sola linea. Quindi, occorre che la letteratura, la cultura tenga conto della natura, e quindi non bisogna andare oltre la natura, quindi ci sono dei limiti, dei confini ben precisi, no? Andrebbe dunque errato chi credesse da noi riposta la critica in un continuo scoppiettare di epigrammi o di censure maligne, si ingannerebbe del pari chi sospettasse che noi vogliamo farne una vecchia matrona ispida di precetti e ognora divisa fra le divisioni della metafisica, i cavilli e le autorità della scuola. Quindi, attenzione, la nostra letteratura, la nostra cultura non deve poggiarsi sulle sottigliezze, gli epigrammi, le censure maligne, le critiche dettate da malvolenza, e ancora non vogliamo esaltare i vecchi precetti. Il solido buonsenso e la squisita sensibilità sono la vera essenza di lei, quindi della nostra critica. Il sorriso delle grazie, la leggerezza delle vesti e del portamento debbono essere la sua forma esteriore. Ecco, quindi il moderatismo, quindi un'altra cosa molto importante, cioè che in letteratura i romantici italiani sono moderati, quindi ben lontani dalla letteratura sfrenatamente fantastica. La letteratura dei romantici deve essere realistica e aderente al vero. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.